Per cuocere le mazze di tamburo, io di solito le impanno e le friggo. Sono funghi che si prestano bene a questo tipo di cottura perché raggiungono grandi dimensioni e sono queste che naturalmente state vedendo: due mazze di tamburo già aperte e sviluppate e una mazza di tamburo ancora d'ovolo. Ho cominciato con il tagliare i funghi in quattro pezzi, quelli grandi. E invece quello chiuso l'ho tagliato a fette, poi in un piatto ho messo le uova sbattute. Io ne ho utilizzate tre, ma la quantità del pangrattato e delle uova dipende da quante mazze di tamburo usate e ovviamente dalle dimensioni del fungo. Nel pangrattato, per insaporirlo, ho messo le spezie, prima un po' di erba cipollina, poi del prezzemolo e l'aglio. Io ho utilizzato delle spezie disidratate perché io ho queste. Se usate quelle fresche va bene comunque. Andiamo avanti. Io ho aggiunto anche sale e pepe. Poi ho mescolato le spezie al pangrattato usando il cucchiaino brandizzato Aurora Star. Poi ho preso i pezzi di funghi e li ho passati prima nell'uovo sbattuto da tutti i lati. Solo quando il pezzo di fungo si è sporcato ben bene di uovo, io per fare questo mi sono aiutata con una forchetta per evitare di toccare l'uovo con entrambi le mani e poi l'ho passato nel pangrattato. I funghi imbevuti di uova e sempre con il cucchiaio ho ricoperto i funghi di pangrattato aromatizzato. E poi li ho messi tutti in un piatto che poi sono andata a mettere in frigo per qualche minuto. La cottura si fa in olio bollente, dovete immergerli e cuocerli su entrambi i lati fino a quando essi diventeranno dorati. Io i funghi li ho cotti in friggitrice, ma potete anche cuocerli dentro una pentola con olio, insomma, questo è il risultato finale. Vi aspetto in un altro mio video. Ciao!